Dopo la festa della liberazione, nobilitata in Toscana dalla presenza del Presidente della Repubblica, abbiamo celebrato quella del lavoro il 1° maggio e l'attenzione di tutti si è concentrata soprattutto sul tema della sicurezza. Troppe le vittime, troppi gli incidenti. Quali provvedimenti ha preso in questo mandato il Consiglio regionale su questo fronte? Più in generale, quanto e come si è discusso di lavoro qui? Quanto si è guardato oltre, verso le nuove frontiere del lavoro automatizzato e gestito magari dall'intelligenza artificiale? Vedremo anche di cosa hanno discusso le commissioni del Consiglio in questi ultimi giorni. In primo piano temi di sanità, agricoltura, industria. Rivedremo insieme alcune delle iniziative che si sono svolte qui. Il Consiglio regionale, le sue sedi continuano ad essere un punto di riferimento per tante manifestazioni di rilievo che si svolgono nella nostra regione e la primavera, lo sappiamo, ne è ricca. Tra poco più di un mese si vota per eleggere i membri italiani del Parlamento europeo e due consiglieri regionali sono candidati. Il Consiglio ha una propria commissione che si occupa di questi temi e che lega la Toscana alla dimensione comunitaria, favorendo occasioni per riflettere tutti insieme sul valore e sulle prospettive di questa Unione. Primo maggio, festa del lavoro, dunque festa della Repubblica, che i costituenti hanno voluto fondare proprio sul lavoro. Come disse l'Assemblea Costituente, il primo tra i proponenti di questa formula, Fanfani, fondata non sul privilegio, non sulla fatica altrui, ma sul lavoro di tutti. È un elemento base, quindi, della nostra identità democratica. Il richiamo del Presidente della Repubblica ci riporta alla realtà toscana nella quale in questo 1° maggio si è riflettuto soprattutto sul dramma delle morti e degli incidenti sul lavoro. Tutte le manifestazioni, anche quelle maggiormente basate sulla partecipazione di tutti e sulla musica, hanno affrontato questa drammatica questione. Troppo recente il ricordo della strage di Via Mariti nel cantiere del supermercato e troppe ancora le vittime, 9 dall'inizio dell'anno. Nel 2023, considerando anche gli spostamenti, sono state 51, 33 direttamente nel posto di lavoro, tantissime, oltre il 15% del dato nazionale, anche le denunce di malattia professionale. Di recente la questione è stata affrontata anche nella riunione delle assemblee legislative regionali che si è svolta qui a Palazzo del Pegaso e proprio il presidente toscano è stato nominato coordinatore del gruppo nazionale sul lavoro e sicurezza. In questi anni peraltro sono stati molti gli interventi diretti del nostro consiglio regionale che hanno sempre raccolto un consenso molto ampio, spesso unanime. Due di questi hanno suscitato attenzione a livello nazionale. L'anno scorso, per esempio, nel pieno del periodo più caldo dell'anno, fu varata una legge che adeguava le norme già esistenti alle mutate condizioni del clima. Spiegano i promotori che in particolare è stata inserita una collaborazione rafforzata tra enti pubblici e privati per garantire maggiori tutele a fronte dei rischi legati all'esposizione a temperature estreme. In quali settori? Soprattutto nell'edilizia, ma non solo, quello del lavoro dei campi. Prima ancora, nel 2021, c'era stata la legge sui rider, i fattorini digitali, quelli che si chiamano con le app per le pizze e per le consegne. Cosa prevedeva questa legge, la prima del genere in Italia? Una valutazione del rischio, la formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, la dotazione di dispositivi e abbigliamento consono, tenendo conto di turni notturni e condizioni atmosferiche, e poi la promozione dell'istituzione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, a prescindere questo dal contratto. Questi in sintesi alcuni dei suoi contenuti più rilevanti. Infine, con il progetto Toscana 2050 si è guardato anche oltre a come si appresta, forse sta già cambiando, a cambiare il mercato del lavoro, come si trasforma l'attività manufatturiera, quali mansioni svolgono sempre più le macchine e sempre meno l'uomo. La Commissione Sanità in questi giorni ha approvato all'unanimità una mozione presentata da un gruppo di opposizione ed emendata dalla maggioranza sulla dotazione degli operatori sociosanitari. In pratica, entro il 31 maggio, la Giunta dovrà presentare un quadro del fabbisogno regionale al fine di valutare anche le eventuali assunzioni attingendo alla graduatoria del 2022 che è ancora in vigore grazie ad una legge regionale approvata poche settimane fa.
È stato anche illustrato il piano regionale di coordinamento dei crematori, che serve a fornire linee guida per orientare i comuni che hanno competenza sul tema. In Toscana sono 11 gli impianti con 14 linee di cremazione. Rispetto al dimensionamento, i criteri sono popolazione residente, indice di mortalità, orientamento alla scelta della cremazione. Nel piano si suggeriscono sostanzialmente due criteri, un crematorio ogni 400.000 residenti, come accade in Veneto, e in Toscana sarebbero 9, oppure ogni 4.000 decessi. E ne servirebbero 12. Approfondimento ancora nelle prossime settimane. Sì, unanime nella stessa commissione poi alla proposta di legge sui requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio, una proposta che nasce per consentire la possibilità di procedere allo svuotamento delle piscine private a uso collettivo almeno una volta ogni 3 anni. E c'è stata l'unanimità anche su un'altra proposta di legge, stavolta di iniziativa consiliare, sul soccorso alpino e speleologico. Si individuano le attività per cui la regione si avvale del soccorso alpino e speleologico toscano. C'è stato parere positivo a maggioranza invece nella Commissione Sviluppo Economico al budget economico di Artea, l'agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura. Artea, lo ricordiamo, svolge molti ruoli, è l'organismo pagatore per i fondi europei in agricoltura, gestisce l'anagrafe delle aziende agricole, il pagamento dei programmi regionali ed europei. La stessa commissione ha affrontato il tema centrale della crisi del settore conciario di Santa Croce sull'Arno, Ponte Aegola, San Miniato e Valdarno Pisano. Sono stati ascoltati gli organismi di categoria e i sindacati. La commissione ha concordato di portare in aula all'attenzione di tutti un documento con le richieste delle parti, in particolare la creazione di un tavolo per la crisi di tutto il settore della moda, che l'anno scorso ha fatto registrare perdite di fatturato fino al 20%, con misure evidentemente adeguate a questa nuova situazione. Ripartiamo dall'alluvione, l'evento più tragico vissuto dalla Toscana in questi ultimi mesi. L'ENPAP, l'ente di previdenza e assistenza per i psicologi, propone la seconda edizione di Vivere Meglio per dare un aiuto psicologico a chi ha vissuto quella tragedia, e lo fa non solo in Toscana ma anche in Emilia Romagna e Marche. L'intervento è mediato da un portale che si chiama viveremeglio.empa.it per raggiungerlo. Il portale offre alcuni servizi gratuiti per tutti i cittadini, fondamentalmente un servizio di screening psicologico che restituisce poi un feedback sullo stato di benessere psicologico e l'utilità di rivolgersi a uno psicologo o a uno psicoterapeuta per essere aiutati. E fornisce anche servizi di autoaiuto, una serie di manuali che aiutano le persone a comprendere il disturbo che stanno attraversando e semmai anche a utilizzare una serie di esercizi per migliorare la loro qualità di vita. Per le persone invece che abitano nelle province alluvionate offriamo in questo periodo la consulenza diretta degli nostri psicologi e psicoterapeuti per interventi gratuiti per il trattamento di ansia e depressione sulla scorta degli esiti di questo screening che facciamo online. I medici sul territorio sono stati i primi a rilevare i traumi generati da quella situazione nel novembre scorso. Quello che ho potuto notare nei miei ambulatori è proprio quanto questi disturbi di cui abbiamo parlato, ansia e depressione, siano molto frequenti nelle donne, nei pazienti che avevano già un'anamnesi patologica positiva per le patologie mentali, ma quanto questo aumento di questi disturbi sia correlato all'entità del danno che i pazienti hanno ricevuto e al supporto sociale che hanno ricevuto. Quindi credo tantissimo nell'aiuto fondamentale che questo progetto dà proprio come supporto per i cittadini, perché questi disturbi non diventino appunto ma come medico ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il fatto che questi psicologi vengano ospitati nei nostri ambulatori. Quindi questo serve a rendere i pazienti consapevoli del fatto che l'accesso alla cura del corpo tramite il medico di medicina generale è allo stesso livello dell'accesso alla cura della mente. Il progetto ha coinvolto diverse università italiane, ma qual è il target? A chi soprattutto è rivolto? Ci aspettiamo che di nuovo una popolazione femminile, giovanile, che sono tra l'altro anche molto, state molto esposte a questo evento traumatico che è stato rappresentato dall'alluvione, possa avvalersi di questa risorsa. Un evento traumatico come l'alluvione, come in genere le catastrofi naturali, sono eventi che possono ovviamente rappresentare veri e propri fattori di rischio per la salute mentale delle persone. E ovviamente questo non solo per l'evento nella data giornata in cui ha luogo il cataclisma, ma anche per tutti gli eventi successivi legati al disagio e alle perdite.
Anche il lockdown certamente ha lasciato il segno su tutti noi e sono passati già 4 anni. Qui è stato presentato nei giorni scorsi il libro fotografico di Gianni Vannucchi, ambientato a Firenze. Ci sono 60 scatti molto significativi. Ecco l'autore. La mia passione per la fotografia, abbinata alla possibilità di poter girare per Firenze in quel periodo, mi ha fatto scoprire una Firenze inedita, cioè una Firenze in cui all'improvviso sembrava magicamente fosse sparito tutto il turismo, tutti i cittadini completamente vuota. E quindi con la macchina fotografica sono riuscito a scoprire anche luoghi completamente vuoti che mi hanno praticamente emozionato, perché sembrava a un certo punto che la città fosse tutta per me. Il Consiglio regionale ha anche insistito sull'importanza della prevenzione cardiovascolare, in particolare sull'eccesso di colesterolo. Consiglieri e dipendenti hanno potuto effettuare così lo screening del profilo lipidico, che ha incluso anche il test della lipoproteina A, fattore di rischio genetico che contribuisce ad aumentare la probabilità di sviluppare patologie cardiovascolari. Sappiamo che questa lipoproteina in livelli molto elevati determina un aumento del rischio di eventi cardiovascolari, che è anche addirittura indipendente da quello del colesterolo LDL, quindi è un marcatore aggiuntivo di rischio cardiovascolare che noi conosciamo da molti anni, almeno dalla fine degli anni del 1960 che conosciamo la lipoproteina A piccola. Soltanto adesso si è un po' risvegliata l'attenzione anche della internazionale, perché si stanno identificando delle molecole che sono capaci dal punto di vista terapeutico di ridurne in modo efficace i livelli. Nel 2020 nella nostra regione sono stati oltre 14.000 i decessi dovuti a malattie cardiovascolari, in particolare infarto miocardico e ictus cerebrale, che rappresentano il 30% del totale. I miei numeri dicono che abbiamo da lavorare, le raccomandazioni e linee guida aggiornate sono abbastanza esigenti in termini di raggiungimento dei target di colesterolemia, però diciamo che facendo riferimento a queste raccomandazioni una consistente proporzione di persone, soprattutto a rischio alto e molto elevato, non sono a target per l'ipercolesterolemia, quindi dobbiamo migliorare ulteriormente la gestione dei nostri assistiti con problemi di ipercolesterolemia. Partirà sabato 11 maggio dalla stazione di Firenze il treno dei lettori toscani, porterà gratis al Salone Internazionale del Libro di Torino 450 cittadini della nostra regione. A Torino la Toscana, Giunta e Consiglio, sarà presente con il proprio stand. L'idea nasce nell'ambito dei progetti a supporto della lettura e della filiera del libro, avviati all'interno del percorso degli Stati Generali della Cultura, in collaborazione tra Commissione Cultura, Giunta e Consiglio. Quella di quest'anno è un ritorno in grande stile. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori, sia nella parte proprio espositiva, quindi di novità e prodotti librari, ma anche proprio nell'organizzazione di tutto un calendario di eventi che per 5 giorni di salone animerà lo stand. Il progetto Il Treno dei Lettori è un progetto che avvicina la cultura toscana e la cultura del leggere in Toscana a quello che è il Salone Internazionale del Libro di Torino. Come associazione Wimbledon, come Gabriella Metrano, presidente dell'associazione, faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno, una sorta di radio dei lettori toscani, un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno, dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della regione al Salone. Accolta dal portavoce dell'opposizione, la Fondazione Isola d'Elba ha festeggiato proprio qui a Palazzo del Pegaso i suoi primi 10 anni. Svolge attività nei campi della cultura, dell'ambiente, della sanità, dell'istruzione, dell'economia. Coinvolge 70 tra realtà e associazioni, promuove le iniziative per proteggere e valorizzare l'Isola d'Elba. Diciamo che la Fondazione si occupa a tutto tondo dei problemi dell'isola, delle sue necessarie valorizzazioni sotto tutti gli aspetti, sociale, economico, produttivo, ambientale,
Quindi i progetti sono molti, probabilmente questa non è la sede di elencarli tutti. Sicuramente la cosa che è importante capire è come un'associazione come la nostra, che è nata per puro volontariato da parte di persone che amano questo territorio, ha trovato veramente l'aiuto spontaneo di tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per la propria terra, per la propria isola. Sono molto contenta di essere qua a Firenze in Consiglio regionale, ringrazio l'opportunità che abbiamo avuto per questa presentazione che stringe ancora di più i legami fra l'isola e il continente, che è un po' il nostro obiettivo, quello di uscire dai confini dell'isola per portare sempre nuove opportunità anche nel settore, diciamo, del sociale, della cultura, quelli che sono i temi dell'ambiente, che sono i temi sui quali si sta muovendo la Fondazione ormai da 10 anni. Concludiamo con l'arte, con la nuova mostra nella sala espositiva di Via dei Pucci, resterà aperta fino all'11 maggio, si intitola Superfici del Silenzio, l'autore è l'artista, il pittore pisano Gianfranco Tognarelli. Perché questo titolo? Silenzio è quello che, secondo me, è quello che serve per comprendere un quadro. Bisogna porsi di fronte al quadro e cercare appunto di riceverne l'emozione che dà, e questo deve essere fatto nel silenzio, secondo me. Ecco, la mia pittura vorrebbe essere un'evocazione di sensazioni, e quindi questa cosa del silenzio è proprio per cercare, poi non è detto che la mia sensazione, quello che l'importante è che dia una sensazione a chi riceve l'immagine. Questa mostra valorizza una parte importante della produzione di Gianfranco realizzata tra il 2010 e il 2024. È la parte, diciamo, della sua opera astratta, incisa e pittorica, un percorso di esplorazione dentro il mondo mentale di un artista che diciamo ha da dire tanto al mondo di oggi in termini di messaggio, di impegno e di coinvolgimento rispetto a quelli che sono i temi dell'attualità. Penso che il visitatore troverà grande interesse in questa mostra e venga stimolato anche da questa arte particolare che è astratta ma al tempo stesso mantiene delle dimensioni, le dimensioni dello spazio, le dimensioni architettoniche, una grandiosità che è qualcosa di particolare della sigla di quest'artista. Noi ci rivediamo con Regionando venerdì prossimo, 10 maggio, sempre dopo il TG della sera di Telegranducato sul canale 15 in tutta la Toscana.